Ci sono 26 punti di divario e 59 reti realizzate di differenza tra Eagles Aprilia e Macer Cisterna, che sono di fronte tra loro nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D Girone A Laziale. Ma all'andata questo confronto però finì 1-1, ragion per cui non bisogna dare davvero nulla per scontato. Ora però l'Eagles, che vince consecutivamente dall'11 novembre 2017, vuole continuare a cavalcare l'onda di questo momento magico per rimanere attaccato al team Nuova Florida e sfruttare un eventuale scivolone da parte della capolista. Un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquale, sia in battuta e abbia colto 11 vittorie. Tanto c'è subito il gol del vantaggio da parte dell'Eagles con Pignatiello, che ha ricevuto praticamente da Vecinu, che ha battuto la rimessa laterale. È già in vantaggio l'Eagles Aprilia dopo neppure un minuto di gara. Decide di affidarsi a London per non correre ulteriori rischi. Rilancio da parte di London. E poi c'è questo pallone che viene catturato al centro da parte di Marzolla. Non è riuscito però ad arrivare al tiro in porta Marzolla. Non è tanto la difesa, perché tutto sommato i 41 gol subiti non sono eccessivi, ma è la parte offensiva. Intanto ha catturato questo pallone Frioli, che non ci ha pensato due volte a sentenziare London con il destro. Errore difensivo piuttosto marchiano da parte del Macer. Nuovamente bene la squadra ospite. Insiste adesso Frioli e poi ancora il palo colpito da Vecinu, altra conclusione in porta e termina sul fondo. Palla sull'esterno, poi il tentativo di imbucata che non va a buon fine. Attenzione a questo contropiede, esce il portiere e il pallone termina sul fondo. Grande chance qui da parte della formazione del Macer. Si prosegue con questo tentativo che non va a buon fine, poi Vecinu che calcia ancora in porta con il sinistro. C'è London però che riesce a mettere in fallo laterale con il piede sinistro. Scarica verso Pignatiello. Pignatiello che poi gioca subito velocemente questo pallone. Che gol da parte dell'Eagles, che all'improvviso ha deciso di accelerare ed è andata a segno con Frioli al termine di un'azione corale davvero ben costruita. Frioli, poi il pallone a Vecinu, il sinistro da parte di Vecinu. London chiude lo specchio dalla parte destra del campo. Sacchetti riceve, mette al centro, un rimpallo e poi il tentativo di punta da parte di Abate. Arriva il gol del 4-0 da parte di Feodrov. Ha segnato dunque Feodrov. Velocizzare un po' le proprie trame offensive, perché l'Eagles altrimenti ha modo di potersi difendere. Altro splendido destro da parte di Criscuolo. Poi ancora di tacco, sbaglia questa volta in maniera sanguinosa la formazione di casa. Poi il tiro in porta, il grande intervento da parte di Passamonti. Allarga lo stesso a sinistra verso Pintilie. Poi Feodrov da distanza ravvicinata, servito con il contagini da Abate. Ha trovato però uno strepitoso London. Ancora un possesso palla prolungato da parte della squadra di casa. Abate a sinistra, il sinistro da parte di Pintilie, se non andiamo errati. Ancora in battuta fra l'altro la formazione di casa, che adesso attacca con questo sinistro da parte di Vecinu. In tutto l'arco della gara Macer, che ha spesso lasciato giocare i giocatori avversari, come in questo caso. Altro sinistro violento da parte di Fulco. Ci sta sicuramente comunque mettendo tanto impegno la formazione bianco-blu, e a volte è stata anche abbastanza brava a costruire. Attenzione intanto a questa scucchiaiata, errore clamoroso. Situazioni sicuramente favorevoli. Attenzione, il pallone intanto rimane lì nei pressi di London. Si gira e calcia in porta intanto il calciatore dell'Eagles con la maglia numero 6. Vediamo se riuscirà a sfruttare questa occasione la squadra ospite. 1-2 che si chiude, conclusione in porta intanto da parte di Maciucca, che aveva ricevuto benissimo da Fazzone, con Vecinu che prova ad impostare verso Frioli. Non arriva il pallone però dalle parti di Fulco, che poi calcia in porta e sentenzia ancora con questo splendido sinistro London. Tiro di chirurgica precisione, di rara potenza, che porta dunque la formazione dell'Eagles avanti di 5 gol. Affida il pallone a Vecinu, va a destra Vecinu per Riolfo. Bellissima combinazione, conclusione da parte di Riolfo e miracolo di London. Eagles che continua comunque a costruire, anche se adesso ha perso il pallone Vecinu. Lo ha riconquistato Pignatiello, prende la mira, poi con il tacco dà il pallone a Vecinu. Un po' troppo elaborata questa azione, ma alla fine Vecinu riesce a segnare un altro gol per la sua squadra. Calcio d'angolo, l'Eagles non sembra assolutamente comunque aver perso concentrazione. Intanto il destro e la traversa colpita da Buce, ammesso che poi insomma ci sia stata nel corso di questa partita, ma adesso ha questa possibilità con il tentativo
e forse anche un intervento falloso. Vediamo se è così. L'arbitro probabilmente ha fischiato calcio di rigore. E adesso è pronto alla trasformazione Criscuolo, che riesce dunque a segnare il gol della bandiera da parte della sua squadra. Dal dischetto ha punito Passamonti, molta meno ferocia, anche se vuole comunque continuare a far male, e siamo stati subito smentiti da Pintilie, che è stato eccezionale in questa sua iniziativa. Con il sinistro riesce dunque a trafiggere per l'ennesima volta London. E poi la conclusione ancora da parte di Criscuolo, che davvero ci ha provato in tutti i modi. Adesso perso questo pallone sanguinoso dal numero 3 Galuppi, ed era l'ultima azione di questo confronto, un confronto che l'Eagles ha vinto meritatamente in maniera piuttosto cospicua contro il Macir Cisterna, che rimane dunque a quota 9. Dodicesimo successo invece da parte dell'Eagles Aprilia, che mantiene il passo della prima della classe, team Nuova Florida. E con queste immagini vi diamo appuntamento alle prossime partite. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi.